Ora mi sentite bene? Se non sentite, ovviamente le colleghe mi daranno un cenno di, perché io vedo solamente le slide, quindi non vedo null'altro. Bene, questa è una seconda edizione. Procediamo nell'analisi della normativa. Oggi vi darò un quadro normativo della disciplina e i principi generali, soffermandomi nella disciplina ripartendo le varie attività, in attività incompatibili in via assoluta, attività incompatibili in via relativa e le attività libera, e mettendo in luce gli aspetti procedurali e le responsabilità in caso di mancato rispetto, di tale quadro normativo. Tenete conto che tutto il sistema delle incompatibilità nel pubblico impiego si fonda su un principio di esclusività sancito dall'articolo 98 della nostra Costituzione, che dice che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione. A seguito della privatizzazione del pubblico impiego, la norma di riferimento è l'articolo 53 del decreto legislativo 165 del 2001, noto come testo unico sul pubblico impiego. L'articolo 53 a sua volta rinvia anche alla previgente disciplina che addirittura risale al DPR del 10 gennaio del 57, il numero 3. Le disposizioni poi vedremo anche al termine, in relazione al tempo che ci rimane, fanno anche delle deroghe esplicite per certe categorie di personale pubblico, ad esempio il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale o per i magistrati, hanno delle discipline speciali, ma oggi noi ci concentriamo sulla disciplina generale dell'incompatibilità. Principio base che discende dal principio costituzionale. Ai dipendenti è fatto divieto di svolgere incarichi extraistituzionali che determinano situazioni anche potenziali di conflitto di interessi. E questo è ben esplicitato nel comma 5 del decreto legislativo 165 dell'articolo 53. Tale divieto generale si estende anche ai dipendenti che hanno un rapporto di lavoro a tempo parziale, perché come vedremo c'è la disciplina generale per i dipendenti a tempo pieno con delle deroghe poi per i dipendenti che hanno un rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% di quello a tempo pieno. In ogni caso, anche per coloro che sono a tempo parziale, vige il principio che l'attività non può essere in conflitto di interessi. Ma che cosa sono gli incarichi detti extraistituzionali o extraufficio? Sono tutte quelle prestazioni non lavorative non comprese nei doveri d'ufficio, quindi rese a favore o di enti pubblici o di enti privati, quindi fuori dal rapporto di lavoro instaurato con l'ente di appartenenza. Come ho detto prima, quindi resta fermo lo speciale regime che vedremo poi nel dettaglio, previsto per i rapporti di lavoro a tempo parziale con prestazione non superiore al 50%. E questo è stato inizialmente introdotto dall'articolo 1, comma 56 seguenti della legge 662 del 96. Il legislatore ha dettato una cornice legale di disciplina che deve essere osservata dalle amministrazioni e dai dipendenti, in quanto in caso di inosservanza ci sono delle sanzioni molto gravi. All'interno di questo quadro ci sono comunque degli spazi regolamentari all'interno dei quali le amministrazioni appunto possono esercitare le proprie prerogative datoriali e quindi regolamentare, adottare dei criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di questi incarichi, criteri che comunque devono essere oggettivi e predeterminati e devono tener conto delle specifiche professionalità. Fermo restando cosa che le pubbliche amministrazioni non possono conferire o comunque autorizzare i dipendenti incarichi che non rientrano, cioè non possono autorizzare un incarico se quell'incarico rientra nei doveri espressamente previsti per il proprio servizio. E
e comunque che non siano espressamente previste e disciplinate da legge o altre fonti o normative, o che comunque sempre l'incarico non lo puoi conferire se non è autorizzato. Quindi tutte le pubbliche amministrazioni, per poter conferire un incarico a un altro dipendente pubblico, devono sempre fare attenzione che questo incarico sia espressamente autorizzato, salvo le deroghe che vedremo per determinate ipotesi disciplinate dalla legge o da altre fonti normative. Tenete conto che tutta questa materia è sottratta alla contrattazione collettiva. E l'articolo 53,6 dice anche che sono nulli tutti gli atti e i provvedimenti, comunque denominati regolamentari, che le amministrazioni adottano in violazione delle previsioni del comma 6 dell'articolo 53, che prevede un iter procedurale, molto, molto, molto stringente. Il Dipartimento della Funzione Pubblica nel 2013 ha anche emanato un documento contenente dei criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti pubblici, che può essere un utile strumento da visionare, anche se datato, diciamo che la normativa non ha subito negli ultimi anni modifiche particolari. Sicuramente l'evoluzione è data dalla giurisprudenza, perché l'evoluzione giurisprudenziale in materia è abbastanza ricca, però da un punto di vista normativo non ci sono particolari novità rispetto alla disciplina. Questo documento lo trovate facilmente in rete o anche sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica. Quindi, ai sensi dell'articolo 53,5 del 165, è fatto divieto di svolgere incarichi che determinano situazioni casistiche di incompatibilità, attenzione, sia di diritto che di fatto. Questo per cosa? Per tutelare il buon andamento della pubblica amministrazione. Quindi è fatto divieto svolgere attività che possano generare situazioni di conflitto, anche solo potenziale, e che possano pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. Quindi questa è la ratio che discende dal principio costituzionale di esclusività, che ha determinato questo quadro legislativo abbastanza restrittivo sull'esercizio di attività cosiddette extra ufficio. Ma quali sono degli esempi di conflitto di interessi anche solo potenziale? Ad esempio, attività a favore dei soggetti nei confronti dei quali il dipendente svolga funzioni di controllo e vigilanza di natura sanzionatoria, oppure incarichi a favore di soggetti privati che abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza. Oppure incarichi a favore di soggetti fornitori di beni e servizi dell'ente ed il dipendente operi nella struttura che partecipa a qualunque titolo all'individuazione del fornitore. O ad esempio incarichi a favore di soggetti privati che detengono rapporti di natura economica o contrattuale con l'ente in relazione alle competenze della struttura di assegnazione del dipendente. Vedete che la determinazione di conflitto di interessi o anche solo potenziale, dipende anche molto da che cosa fa il dipendente nella struttura di appartenenza e a che servizio è assegnato. Incarichi che per il tipo di attività o per l'oggetto possono creare danni all'immagine all'ente, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illecita di informazioni, dipendente sia a conoscenza per cui il dipendente sia a conoscenza per ragioni d'ufficio. Oppure gli incarichi e attività per quali è già prevista l'incompatibilità ex lege dal decreto legislativo 39 del 2013 o altre disposizioni di legge. Una specificità che resta confermata per tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno e anche se sono a tempo parziale
quindi superiore o inferiore al 50% di quello a tempo pieno, l'impossibilità di svolgere l'attività forense, salvo le deroghe espressamente previste dalla legge. Però, ad esempio, negli enti locali, nel comparto degli enti locali, quindi questo divieto opera. Quindi gli avvocati, anche se abilitati, non posso, anche se chiedono il part-time, non possono esercitare l'attività libero professionale, ad esempio a differenza magari di un ingegnere o di un architetto o di un altro professionista. Gli incarichi autorizzabili, quindi abbiamo visto in generale che tutto quello che può creare conflitto di interesse o incompatibilità non è autorizzabile. Poi vi sono incarichi autorizzabili seguendo l'iter autorizzatorio previsto dal 165, quindi anche al personale con rapporti di lavoro, quindi a tempo pieno o comunque rapporti a tempo parziale superiore al 50%. In questo caso il conferimento operato direttamente dall'amministrazione o l'autorizzazione all'esercizio degli incarichi, ovvero da persone fisiche o da privati che svolgono attività di impresa, sono disposti dai rispettivi organi, quindi all'interno di ogni amministrazione vedremo chi è che è deputato ad autorizzare o a conferire incarichi, nel rispetto di criteri oggettivi e predeterminati indicati in un regolamento, nel senso che l'amministrazione, cioè lo stesso articolo 53 prevede due fattispecie, che sia la stessa amministrazione che dà un incarico extra ufficio al proprio dipendente, oppure che autorizza l'espletamento di questo incarico extra ufficio. Però lo deve sempre fare attraverso dei criteri oggettivi e predeterminati indicati nel regolamento, all'interno della cornice legale. L'autorizzazione deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente o dal soggetto che vuole conferire l'incarico o dallo stesso dipendente. L'amministrazione, a fronte di questa richiesta, deve pronunciarsi sulla richiesta entro 30 giorni dalla ricezione. Vediamo poi con delle eccezioni. Si osserva infatti che che decorso il termine per provvedere all'autorizzazione, se questa richiesta avviene da un'altra amministrazione pubblica, si intende accordata. In tutti gli altri casi si intende definitivamente negata. E questo è espressamente previsto nel comma 10 del decreto legislativo, sempre 165, articolo 53. Quindi, silenzio assenso, silenzio rifiuto. Però vi sono delle attività, facciamo l'esempio, quelle assolutamente vietate in regime anche di part-time superiore al 50%, e quali sono in via esemplificativa? Quindi, se sono in regime di part-time a tempo pieno, un regime di part-time superiore al 50%, sono quelle esercitare attività di tipo commerciale, industriale, professionale o artigianale. Assumere impieghi sia alle dipendenze di privati che alle dipendenze di pubbliche amministrazioni. Però, con riferimento in particolare a questo divieto, ci sono due deroghe esplicite dal nostro ordinamento. Una è prevista dall'articolo 92 del TUEL, del decreto legislativo 267 del 2000, che prevede la possibilità per i dipendenti di enti locali di poter instaurare due rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale, purché però ci sia l'autorizzazione, che questa è un'eccezione che è prevista esclusivamente per il mondo delle autonomie locali, tant'è che è previsto nel TUEL. Un'altra eccezione molto particolare, che è quella prevista dall'articolo 1,557 della legge 311 del 2004. Tra l'altro, ha subito recentemente, nel corso di pochi mesi, di due interventi legislativi. Si partiva da una soglia di 3.000 abitanti, per poi era passata a 15 e oggi a 25.000 abitanti. Nel senso che
Questo è molto interessante, viene citata anche nel nostro contratto nazionale, quello del come fattispecie. Quindi i comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, consorzi, esercenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane, l'unione dei comuni, possono avvalersi dell'attività dei dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzate, per un massimo di 12 ore. Questo istituto, appunto, consente agli enti di più piccole dimensioni, oggi con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, di poter fruire delle professionalità di altri enti. Professionalità comunque a tempo pieno, quindi non obbligati a chiedere la conversione del rapporto a tempo parziale. Ovviamente nell'altro ente che gli conferisce questo incarico o comunque gli consente di instaurare un rapporto di lavoro subordinato, potrà lavorare in quest'ultimo caso soltanto per un massimo di 12 ore. Questo per stare comunque all'interno di una cornice dettata dal decreto legislativo 66 del 2003, che al massimo 48 ore settimanali. Quindi, in via interpretativa, perché questo non lo dice la legge, delle 12 ore, un dipendente a 36 ore potrà fare al massimo 12 ore nell'altro ente. E in questa casistica particolare, che è un istituto che si sta molto diffondendo tra gli enti locali, non si ha una convenzione tra i due enti, ma il dipendente deve chiedere l'autorizzazione e viene ad instaurare un rapporto distinto e diverso rispetto a quello principale. Quindi è praticamente un rapporto a tempo parziale che si viene ad instaurare con un altro ente che seguirà le dinamiche contrattuali autonome e distinte. Quindi non c'è, come spesso molti chiedono, ma quindi il dipendente per andare nell'altro ente usufruisce dell'indennità, cioè ha diritto alla trasferta. No, sono due rapporti distinti. E quindi una deroga viene al principio generale di esclusività, che viene definita anche scavalco in eccedenza, che si differenzia dallo scavalco condiviso dal fatto che nello scavalco condiviso c'è una convenzione, qui no. Altre attività che appunto non sono consentite è quello di accettare cariche in società costituite ai fini di lucro, che richiedono attività gestionali per la realizzazione dell'oggetto sociale, ad esempio è compatibile invece la posizione del semplice socio, o svolgere incarichi che si configurano come un rapporto di lavoro subordinato autonomo, salvo i casi espressamente previsti dalla legge. Oppure, e dopo su questo facciamo un focus preciso sull'acquisire lo status di coltivatore diretto. Su questo c'è una recente pronuncia della Cassazione civile, che poi ne vedremo la massima, si è pronunciata proprio sul tema specifico. Oppure svolgere incarichi che afferiscono a progetti, piani, programmi sui quali l'ente di appartenenza esprima pareri o svolga funzioni di vigilanza o controllo tecnico o amministrativo nelle fasi precedenti o successive o che siano comunque sottoposti all'approvazione. Nonché, e questo è anche facile da capire, attività o prestazioni rese in connessione alla propria posizione professionale o in rappresentanza dell'ente. Tali attività, infatti, se sono riconducibili ai compiti e doveri d'ufficio, non possono di certo essere oggetto di attività extraistituzionali autorizzabili. Tenete presente che questi divieti, che operano in capo al dipendente a tempo pieno o con un rapporto di lavoro a tempo parziale superiore al 50%, sono validi anche se al dipendente viene concesso un periodo di aspettativa, quella ordinaria, per motivi personali, senza assegni, quindi non retribuita. Una deroga a questo principio
è costituita dall'articolo 18 della legge 183 del 2010. Anche su questo ci sono stati dei recenti interventi legislativi che hanno ampliato il periodo massimo di fruizione di questa particolare aspettativa, che consente ai dipendenti pubblici di essere appunto collocati in un regime di aspettativa senza assegni e senza decorso dell'anzianità di servizio per un periodo massimo di 36 mesi. Inizialmente era 12 mesi, oggi è di 36 mesi, rinnovabili per una sola volta. Per fare cosa? Avviare attività professionali e imprenditoriali. Quindi questo è un istituto che consente al dipendente di poter anche aprire una parentesi della sua vita professionale e provare ad intraprendere un'attività professionale imprenditoriale. Trattasi di una tipologia di aspettativa, quindi prevista da legge, che viene anche contemplata nelle norme contrattuali, la vedete citata. Nel contratto del novembre del 22, quello del comparto degli enti locali. Quindi abbiamo visto attività che sono in generale assolutamente incompatibili in qualsiasi forma, c'è conflitto di interessi o situazioni di incompatibilità, conflitto anche solo potenziale. Attività che sono, se sei a tempo pieno o comunque con rapporto di lavoro, superiore al 50% non sono autorizzabili. E poi vi sono comunque attività che sono autorizzabili a condizione che queste attività non assumano un carattere di prevalenza rispetto al rapporto principale, non compromettano il buon andamento dell'attività dell'ente, si svolgano fuori dall'orario di lavoro, abbiano un carattere di transitorietà, di saltuarietà. E, come già ribadito, venga effettuata per soggetti pubblici o privati che siano, che non siano fornitori di beni o servizi dell'ente o comunque che abbiano delle connessioni con l'ente di appartenenza. Ma il requisito di saltuarietà, temporaneità e occasionalità non sono declinati in maniera puntuale dalla legge. Quindi dovranno essere declinati nel regolamento. Chiaro che l'impegno di tempo, tenuto conto che l'impegno del tempo che uno deve dedicare a questa attività è fuori dal proprio orario di lavoro e soprattutto non deve interferire con l'attività svolta nell'ente. Quindi chi si appresta, adesso in aula immagino, io non vi vedo, non so neanche chi sono i partecipanti, immagino che ci possano essere colleghi che sono dei servizi risorse umane, quindi devono redigere questo regolamento, devono far sì che venga applicato, devono interpretarlo, oppure anche colleghi che sono interessati per se stessi che lavorano in diversi servizi. Ma chi è che può dire all'interno del processo autorizzatorio, che dopo vediamo tutti i singoli step, se un'attività richiesta dal dipendente è da considerarsi interferente con l'attività di servizio? Potrà essere soltanto il dirigente di riferimento, che dovrà, insomma, nella mia amministrazione, io sono un dirigente di ente locale delle risorse umane in comando, quindi per anni e anni ho fatto gestione, proprio responsabile delle risorse umane, quindi avevamo impostato una procedura tale che comunque il dirigente di riferimento del dipendente che chiedeva l'autorizzazione mi doveva attestare che l'espletamento di tale incarico non avrebbe interferito con l'attività istituzionale, perché chiaramente io delle risorse umane non è che posso sapere tutto quello che fanno i dipendenti negli altri servizi. Quindi bisognerà regolamentare
i singoli step e coinvolgere i soggetti che possono con cognizione di causa esprimere questo tipo di giudizio sull'operato del collaboratore. Quindi saltuarietà, occasionalità e comunque non interferenza con i compiti d'ufficio. Criteri da esplodere nel regolamento. E per quanto riguarda il compenso, allora, sono tutti aspetti appunto non disciplinati in maniera specifica dalla norma di legge, elaborati dalla giurisprudenza, perché sui temi probabilmente anche voi avrete visto c'è tantissima giurisprudenza in merito, ma le stesse corti dei conti si pronunciano sulla tematica per una questione di responsabilità erariale che poi vedremo quando subentra. Quindi i vari regolamenti si attestano che il compenso che il dipendente può percepire per attività extra ufficio non deve superare il 20-30% del reddito annuo lordo, infatti che è una percentuale da definirsi in sede di regolamento. Vi posso dire che c'è l'articolo 23. Ter dovrebbe essere, che dopo vi mostro anche del decreto legislativo, aspettate un attimo che adesso ve lo dico e poi ve lo mostro, che comunque dà un riferimento, del 25%, che dopo lo leggiamo, il 25% se questo incarico viene attribuito da un altro soggetto pubblico che non può superare il 25% del reddito complessivo. Quindi come parametro di riferimento. Ma quali sono le attività in via esemplificativa sempre che possono essere autorizzate, solitamente che tutti i dipendenti chiedono? Quali incarichi in qualità di perito, di arbitro, componente di commissioni tributarie? Membri di nuclei di valutazione o di OIV, incarichi di consulenza tecnica d'ufficio. Io ho diversi collaboratori che chiedevano di essere autorizzati a fare il consulenza tecnico da parte del tribunale, quindi conferito sia da soggetti privati ma anche e dall'autorità giudiziaria. Poi quindi oltre abbiamo attività in via assoluta incompatibili e non esercitabili, attività relativamente libere, cioè previa autorizzazione. Poi vi sono attività che, cosiddette libere, che possono essere esercitate spesso con una semplice comunicazione. La comunicazione, ovviamente, per questo tipo di attività, che sono quelle elencate nel comma 6 dell'articolo 53 del 165, con anche una specifica che poi vedremo nel comma 61 dell'articolo 1 della legge 662, oppure che non richiede l'iter autorizzatorio, ma nel regolamento voi potete prevedere una semplice comunicazione al dirigente di riferimento. E quali sono queste attività? Qui c'è un elenco specifico ed esaustivo dettato appunto dalla norma di legge. Collaborazioni a giornale, riviste, enciclopedie e simili. Utilizzazione economica da parte dell'autore, inventore di opere dell'ingegno o di invenzioni industriali. Partecipazione a convegni o seminari. Incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate o gettoni di presenza. Tenete conto che qui il legislatore ha esplicitamente previsto che siano assolutamente vietati i rimborsi forfettari. Gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali presso le dipendenti presso le stesse distaccate e un'aspettativa non retribuita. Attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, non solo. Quindi inizialmente la norma era formulata attività di formazione diretta ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e quindi era abbastanza circoscritta. Poi in un secondo momento è stata ampliata in generale nonché attività di docenza e di ricerca scientifica.
Quindi il dipendente. Vediamo ora l'iter. Quindi queste sono le fattispecie indicate nel comma 6 dell'articolo 53 che sono cosiddette libere. Vediamo ora l'iter autorizzatorio che il dipendente deve comunque osservare per poter svolgere le attività. Allora, queste in particolare sono il dipendente che è a tempo pieno o che è con un part-time superiore al 50%. E quindi per poter esercitare una determinata attività che in part-time inferiore al 50% lo potrebbe esercitare, deve comunque essere autorizzato. Fermo restando che anche chi chiede un part-time per poter esercitare un'attività professionale o comunque imprenditoriale, deve comunicarlo all'amministrazione perché l'amministrazione deve sempre valutare che se possa esistere un conflitto di interessi o situazioni di incompatibilità, come abbiamo detto all'inizio. E il dipendente in part-time che esercita un'attività professionale regolarmente autorizzato, se poi modifica il contenuto dell'attività, è tenuto ad aggiornare l'amministrazione, che comunque si dovrà di nuovo pronunciare sulla presenza di un eventuale possibile conflitto di interesse o situazioni di incompatibilità. Ritorniamo ai dipendenti non in regime di part-time e inferiore al 50%. Quindi voglio svolgere un incarico esterno, cosa devo fare? Innanzitutto, in base al regolamento che ciascun ente deve adottare, seguire l'iter. Presentazione della domanda. Abbiamo detto che da un punto di vista normativo la richiesta può essere proposta sia dal dipendente che dal soggetto conferente l'incarico. E quindi nel regolamento ci saranno i modelli di richiesta per le due fattispecie. L'autorizzazione di regola, appunto, viene inviata al responsabile della struttura da cui dipende il dipendente, proprio perché, come ho detto prima, non può essere la struttura, a meno che non sia un ente molto piccolo, di piccole dimensioni, la struttura delle risorse umane in generale che riesce a entrare nel merito di che cosa fa il dipendente. Quindi, tramite l'uso dell'apposita modulistica interna, allegando la richiesta del soggetto pubblico o privato a favore del quale si intende svolgere l'attività. Nella domanda di regola, questo è un esempio, chiaramente di domanda e di punti che dovrà contenere la domanda anche in relazione a quello che poi l'anagrafe delle prestazioni richiede. Il dipendente dovrà dichiarare l'oggetto della prestazione, il soggetto per il quale sarà svolta la prestazione, la data di inizio, la data di fine o comunque la durata presunta, perché spesso non si ha proprio una contezza puntuale del periodo. Il compenso previsto anche in via presuntiva, anche neanche se non si ha contezza puntuale del compenso, almeno in via presuntiva. La dichiarazione che l'incarico verrà svolto al di fuori dell'orario di lavoro, senza utilizzare mezzi, locali o quant'altro di proprietà dell'ente. L'assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, relativamente alla propria posizione. Il carattere di transitorietà e saltuarietà, perché se non ci sono questi connotati diventa un'attività abituale e quindi non autorizzabile. L'impegno a comunicare qualsiasi variazione intervenuta negli elementi dell'incarico. Appunto, di regola, la gestione di tali procedure afferisce alla struttura competente in materia di risorse umane, che una volta acquisita la richiesta formale del dipendente, nonché il nulla osta del dirigente che si deve pronunciare sull'eventuale conflitto di interesse, si deve pronunciare sul fatto che l'attività extra non comprometta l'attività di servizio, la pratica viene gestita, viene emessa l'autorizzazione. Quindi faccio la richiesta, va il mio dirigente di riferimento, si pronuncia. Supponiamo nulla osta, viene trasmessa all'ufficio delle risorse umane che di regola può emettere l'autorizzazione. Fermo restando che abbiamo visto che può anche essere un'autorizzazione non esplicita,
come previsto nel comma 10 dell'articolo 53. Una volta, in ogni caso, l'ufficio competente dovrà poi gestire i dati nell'applicativo che è stato predisposto e trovato in rete, che conoscerete, ovviamente per gli addetti ai lavori è un applicativo noto, per adempiere alle previsioni dell'anagrafe delle prestazioni come previsto in maniera anche puntuale dall'articolo 53 del 165. Tenete conto che l'inosservanza dei divieti e delle procedure che sono regolamentate ai sensi dell'articolo 53 ha delle conseguenze veramente gravi. Innanzitutto, come dice anche la legge 662, che era intervenuta per prima a regolamentare questo istituto, la violazione di queste norme può costituire giusta causa di recesso da parte dell'ente o di licenziamento, fermo restando la responsabilità disciplinare che comunque può venire in campo a fronte dell'inosservanza comunque di obblighi comportamentali, fermo restando la conseguenza sul piano economico. Tant'è che la norma di legge cosa ci dice? Che se il dipendente non chiede l'autorizzazione ed esercita un'attività extraistituzionale, il compenso dovuto per le prestazioni svolte deve essere versato o a cura dell'erogante, quindi da chi dà l'incarico, o in difetto dal percettore, dovrà essere versato nei conti d'entrata del bilancio dell'ente. E in caso di mancato versamento di questo corrispettivo, quindi di queste somme percepite in assenza di autorizzazione, si viene a configurare una vera e propria responsabilità erariale in capo al percettore, come tale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti. Teniamo conto che anche dal lato amministrazione che deve gestire queste autorizzazioni, qualora non venga rispettato l'iter previsto dalla norma di legge, anche in quel caso si configura una responsabilità disciplinare e patrimoniale dei soggetti che dovrebbero far rispettare questo iter procedurale. Quindi bisogna prestare molta attenzione sia da parte del datore di lavoro di non saltare dei passaggi, sia dalla parte del lavoratore. Che magari io nella mia esperienza ho avuto anche situazioni che in buona fede, per leggerezza, hanno determinato delle situazioni sgradevoli. Ad esempio, una dipendente, era stata nominata amministratore del suo condominio, quindi percepiva un compenso, e in quel caso lì non aveva chiesto l'autorizzazione, quindi, è stata una cosa abbastanza spiacevole. Le somme che vengono introitate, le somme che a seguito di queste violazioni vengono introitate dell'ente, hanno un esplicito vincolo di destinazione. La norma di legge parla a favore dei fondi produttività, in senso lato del termine. Oggi, i fondi produttività non vengono più definiti così. Già col contratto del 21-5-2018 abbiamo le risorse decentrate, si parla, no, di fondi incentivanti la performance individuale o organizzativa. Comunque queste risorse andranno a alimentare il cosiddetto fondo dell'accessorio destinato poi a tutti i dipendenti del comparto. La norma, l'articolo 53, dice esplicitamente che appunto le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della Funzione Pubblica con l'applicativo appunto che vi dicevo in via telematica per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato. Ecco una precisazione importante, anche a titolo gratuito, i compensi se dovuti da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti
conferente l'incarico, perché comunque i soggetti conferenti l'incarico devono, una volta liquidato il compenso, comunicarlo alla vostra amministrazione di appartenenza. Quindi vedete, qui c'è la precisazione anche a titolo gratuito. Quindi non soltanto le prestazioni o comunque gli incarichi per cui si è previsto un compenso. Questo iter autorizzatorio è previsto anche per le prestazioni a titolo gratuito. Vi sentirei di fare un'eccezione, dopo lo leggiamo assieme. Per un'ipotesi specifica di attività a titolo gratuito che è contemplata all'articolo 1,61 della legge 662 del 96. Le omissioni agli adempimenti di cui ai commi indicati nell'articolo 53, determinano per le amministrazioni che hanno autorizzato, hanno conferito il divieto di conferire nuovi incarichi fin tanto quanto non si adempie. Poi tutto l'applicativo e le norme di dettaglio, qui c'è il link del Dipartimento della Funzione Pubblica, da dove troverete tutte le indicazioni proprio per le strutture che deputate all'interno dei vostri enti a gestire la cosiddetta anagrafe delle prestazioni. Abbiamo visto quindi che ci sono conseguenze di natura disciplinare e sanzionatoria molto grave in caso di non osservanza delle disposizioni. La norma di legge, cioè anche l'articolo 53, in relazione anche a quanto previsto nella legge 662 del 96, prevede anche degli organi di controllo interni alle amministrazioni, cosiddetto servizio ispettivo. Al servizio ispettivo vengono attribuite ex lege funzioni di controllo della regolarità amministrativa. Tra l'altro io come amministrazione ho avuto anche un'ispezione da parte dell'ispettorato della funzione pubblica proprio sull'ottemperanza di queste disposizioni. Forse sono ispezioni meno note, però ci sono anche queste. E la prima cosa quindi che mi hanno chiesto è stato il regolamento per il conferimento e l'autorizzazione degli incarichi extra istituzionali e la costituzione del servizio ispettivo, nonché il regolamento del servizio ispettivo all'interno dell'ente. Fortunatamente l'avevamo costituito. Poi, per esperienza, non è facile all'interno di un ente fare i controlli di questa tipologia. È proprio complesso. Adesso qualche indicazione, anche data dalla mia esperienza e da quanto è previsto dalla norma. La norma non è molto dettagliata su questo aspetto. Se fossimo un'aula un po' più piccola potremmo interagire, però un'aula così grande è praticamente impossibile, però sarei pure curiosa delle magari buone pratiche instaurate all'interno dei vostri enti. Quindi a questo servizio ispettivo viene che è deputato ex lege a far rispettare la regolarità amministrativa, viene demandato l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni in materia di incompatibilità, con il fine sempre quale? Quello del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa, che sono i principi cardine che abbiamo visto all'inizio, dell'analisi di tutta la normativa. Le attività di controllo come si possono svolgere di questo servizio ispettivo? Secondo verifica campione, con cadenza annuale, su tutti i dipendenti chiaramente, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, compresi i comandati o distaccati, cioè quindi tutte le persone che afferiscono all'ente. Il campione
viene determinato annualmente dal servizio ispettivo. Ovviamente il servizio ispettivo dovrà appoggiarsi ad una struttura di supporto, tant'è che all'interno del regolamento era stato individuato l'ufficio di gestione giuridica del servizio risorse umane quale supporto del servizio ispettivo. Come viene determinato il campione, ovviamente di anno in anno dovrà essere diverso, decidendo alcuni parametri tipo part-time superiore o inferiore al 50%. Magari un anno, bene, controlliamo tutti i part-time che esercitano attività professionale dichiarata, nel senso se esercitano l'attività che ci hanno dichiarato o se hanno modificato attività e non ce l'hanno comunicata. Oppure i part-time superiori, che non dovrebbero poter esercitare attività extra istituzionale perché sono privi di autorizzazioni, o prestazioni di lavoro basate su turni, perché si presume magari uno sempre il turno di mattina nella fascia, o comunque o mattina o pomeriggio, in realtà un turno deve essere avvicendato, però provo, insomma, sono il gruppo dei cantonieri, il gruppo dei vigili, il gruppo degli operai. Oppure scelgo come campione chi ha le abilitazioni professionali, che sono magari quelli più a rischio, o mansioni connotate da una spiccata professionalità. Quindi una volta individuato il campione, iniziano i controlli. Controlli che possono avvenire anche attraverso segnalazioni esterne o interne, anche anonime, di situazioni che possono configurare come vere e proprie incompatibilità. Tenete conto che una volta effettuata la determinazione del campione, il servizio ispettivo dovrà darne cura, avere cura di comunicarlo all'ispettorato della funzione pubblica, perché comunque se dai controlli, che vedremo magari come farli, vediamo in seguito, emergono delle criticità, entra in gioco di nuovo il Dipartimento della Funzione Pubblica e la Guardia di Finanza, perché non è che l'ente può, non è che il dirigente di riferimento può andare in loco a fare dei controlli. Sulla questione delle segnalazioni anonime, purtroppo anche lì dalla mia esperienza ho avuto anche segnalazioni anonime che mi hanno portato a dover a coinvolgere anche la Guardia di Finanza, quindi situazioni chiaramente spiacevoli verso colleghi. Il servizio ispettivo ha di regola diritto d'accesso e atti e documenti dell'ente, può, come fa a fare questi controlli? Attraverso visure presso altri uffici pubblici, attraverso visure alle banche dati, l'Agenzia delle Entrate, non so, anche alla Camera di Commercio, agli ordini. Quindi noi facevamo in relazione al campione delle visure dove era possibile chiaramente farle, chiedendo la collaborazione di altre amministrazioni. Oltre che magari l'utilizzo di far dichiarare al dipendente, perché si assume la responsabilità di dire che non sta esercitando o non ha situazioni di incompatibilità. Quindi poi potete utilizzare diverse metodologie, anche se, ripeto, non è facile fare questa tipologia di controllo, però qualcosa dovete regolamentare e procedimentalizzare, perché in caso di assenza di questa regolamentazione, qualora l'ispettorato della funzione pubblica dovesse farvi un'ispezione, vi eccepirebbe questa inadempienza. Ecco, qualora dalle verifiche effettuate emergano fondati dubbi circa la regolarità della posizione del dipendente, il servizio ispettivo deve comunque comunicarlo alla funzione pubblica e gli ulteriori accertamenti sono demandati alla Guardia di Finanza. Chiaramente, qualora emergono elementi o ipotesi di reato, il servizio ispettivo dovrà rimettere gli atti agli organi competenti, all'autorità giudiziaria. Io ho detto all'inizio che questa materia disciplinata dalla legge è sottratta alla contrattazione nazionale collettiva, tant'è che il contratto collettivo infatti può solo regolare il rapporto di lavoro negli ambiti in cui la legge
gli dà mandato. E questo non è un ambito in cui può agire, regolamentare. Il richiamo all'articolo 53 del 165 nel contratto delle funzioni locali è all'articolo 24, quando si parla di contratto individuale di lavoro, il comma 6, cioè nel momento in cui vincete un concorso e vi chiamano a sottoscrivere un contratto individuale di lavoro, l'interessato deve dichiarare, questo lo prevede espressamente il contratto nazionale, quindi nei facsimili di contratti deve essere prevista questa clausola, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 53 del 165. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà dichiarare per cosa opta per rimuovere la causa di incompatibilità. Io, ad esempio, ho avuto casi in cui il vincitore veniva a sottoscrivere un contratto e mi dichiarava di essere fino al giorno prima un libero professionista, quindi con partita IVA. Questo succede, ingegneri, soprattutto, insomma, tutti i tecnici. Chiaro che la partita IVA, bisogna anche utilizzare dei criteri di ragionevolezza, non è che la si può chiudere dall'oggi al domani perché magari aveva delle pendenze, e quindi mi sono fatta dichiarare questa cosa e che nell'arco di tot mesi l'avrebbe chiusa. Io l'ho risolta così. Altro elemento che è richiamato sempre dal contratto nazionale è che dice per il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo parziale, il riferimento all'articolo 53 è anche con riferimento al personale che può prestare un'altra attività lavorativa come previsto dal decreto legislativo 267 del 2000, quell'eccezione che vi avevo detto all'inizio, previsto dall'articolo 91 del 267, che è l'unica eccezione che abbiamo noi del comparto funzioni locali di poter esercitare, di avere due rapporti di lavoro a tempo parziale per due datori di lavoro pubblici. Allora, queste sono le slide che vi hanno dato un quadro generale della disciplina. Ora vorrei vedere con voi alcuni punti salienti delle norme di riferimento per puntualizzare alcuni aspetti. Però se volete, io vedo solo una domanda, se c'è qualche in aula vedo solo 55 persone, se non mi sbaglio, quindi non siete in tantissimi. Se volete intanto possiamo approfittarne, visto che non siete in tanti. Qualcuno mi può. Sì, dottoressa, Sì. chiediamo appunto a... Sì, chiediamo a, appunto ai partecipanti di Visto che non siamo in approfondire. tanti, visto Sì, che ce la possiamo infatti. permettere, vedo solo 55, giusto? Quindi non è oltre 100 come si aspettava. Vedo bene? Vedo 55 in aula, No, no, giusto? no, invitiamo quindi i partecipanti ad approfittare di... Sì. Mi scusi, dottoressa, che l'abbiamo. Ho visto che la sua collocazione non è particolarmente stabile e è diventata rossa. Quindi, se approfitto per dirle che se ha delle cose aperte, tipo posta elettronica e altre cose che incidono sulla banda, di chiuderle. E Ok. ricordo ai partecipanti di approfittare, anzi, li invito ad approfittare di questo momento per porre quesiti ed osservazioni. La dottoressa è disponibile appunto a rispondere. Nel frattempo, Ovviamente non so se. domande di natura generale, dopodiché fermo Certo, restando poi per quelle come abbiamo già specifiche. premesso, Esatto, certo. esatto. Poi prima di passare ai documenti specifici potevo rispondere a qualcosa. Ad esempio, vedo, mi conferma gentilmente che un tecnico comunale con part-time inferiore al 50 non è tenuto a comunicare e ottenere l'autorizzazione di appartenenza a prestare presso un altro ente
le funzioni di responsabile per un totale di 8 ore settimanali. Allora, su questa casistica qui, vorrei capire se trattasi di un collega che viene assunto nell'altro ente. Immagino di sì, perché dice funzioni di responsabile per un totale di 8 ore settimanali, probabilmente con l'opportunità data dalla legge 311 del 2004, il comma 557, mi viene da dire, però gli serve l'autorizzazione. Se utilizza la previsione del comma 557 della legge 311, la norma di legge comunque prescrive un'autorizzazione, che non è quello dell'articolo 53. Quindi quello con l'anagrafe delle prestazioni, ma è quella prevista dalla norma di legge. Non so se c'è la collega Marica Bosoni. Sì, perfetto. Allora, se è quella la fattispecie, è un'autorizzazione che vi ha data perché voi, amministrazione, di appartenenza principale, dovete comunque valutare un possibile conflitto di interessi. Se non c'è, potete autorizzarlo. Quindi lui, nel limite. Comunque, anche se fosse a tempo pieno, lo potrebbe fare nei limiti delle 12 ore. È proprio una deroga, ma questo per aiutare gli enti di dimensioni più modeste, che già un ente mediamente strutturato fa fatica a trovare professionalità, perché purtroppo questa è la situazione. E figuriamoci gli enti piccoli, oggi come oggi, che la sfida a cui sono chiamate le pubbliche amministrazioni col PNRR è sempre più complessa. Allora, l'attività di docenza dobbiamo sempre ritenerla possibile senza autorizzazione anche quando venga svolta ogni anno con l'università. Il nostro regolamento prevede per l'attività. Allora, attività di docenza, a mio avviso, è un'attività che rientrano tra quelle del comma 6. Chiaro che se trattasi di un rapporto, teniamo presente che si parla di occasionalità. Quindi, questo è il presupposto principe, l'occasionalità, quindi docenze che uno fa in maniera estemporanea. Se il contratto di docenza con l'università, mi verrebbe da dirle, dipende da quante ore, perché se viene meno il connotato dell'occasionalità si fa un po' fatica. Però vedo che il vostro regolamento non prevede nulla per le attività libere, neanche la comunicazione. A mio avviso mi concentrerei sull'occasionalità, sul tempo lavoro che viene richiesto in termini di docenza al dipendente verso l'università. Allora, accennare la disciplina legislativa che prevede la possibilità di mantenere la partita IVA per i funzionari tecnici assunto tramite. Allora, questo, quello dei funzionari tecnici per la PNRR, siamo in un ambito molto specifico. E quindi magari mi riservo successivamente perché hanno proprio un regime particolare dato ovviamente da questo momento contingente che esula infatti dalle norme che noi dopo vi farò vedere, non si parla di questa fattispecie. Allora, quindi questo Mauro Monaco. Al momento non è troppo specifico, non riesco a rispondere perché esula appunto dalla disciplina generale, però mi riservo di fare un approfondimento in seguito. Qualche altro? Vediamo un attimo. No. Aspetti. Qua arrivo che mi stanno scorrendo le domande, un attimo. Allora, può un collega dirigente dell'ufficio studi che si occupa di economia pubblicare articoli su giornali? Sì, perché una delle attività della pubblicazione è collaborare riviste e giornali previste in maniera esplicita dal comma 6 dell'articolo 53. Va comunque, se previsto nel vostro regolamento, almeno comunicato al dirigente di riferimento. Allora, una partita IVA con incarico preesistente alla vincita di un concorso pubblico a tempo indeterminato può chiedere e ottenere un'assunzione a tempo parziale inferiore al 50% per mantenere l'incarico? Allora, su questo, se lei ha partecipato, lei comunque questo dipendente ha partecipato ad un bando di un concorso
Per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato, non è che il primo giorno può dire io voglio il part-time, perché ha partecipato ad un'offerta esplicita dell'amministrazione per un posto a tempo pieno. Quindi in questo caso, a mio avviso, non potrebbe, cioè lo può chiedere, però anche lì il tema della conversione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. È un tema questo disciplinato dal contratto nazionale che prevede una regolamentazione all'interno degli enti sulla tempistica entro quali i dipendenti, soprattutto gli enti più complessi, non parlo dei dipendenti di piccole dimensioni, possono chiedere la conversione da tempo pieno a tempo parziale. Non è escluso che l'ente lo autorizzi, però non è un diritto. Che lo possa chiedere, sì. Allora, ancora una domanda sul collegio consultivo tecnico previsto per le opere pubbliche. È prevista la possibilità di nominare interni. Ha avuto modo di trattare l'ipotesi? Secondo lei si tratta di un incarico conferito? Allora, per quanto riguarda la possibilità come amministrazione di conferire incarichi ai propri dipendenti, allora, è esplicitamente prevista dall'articolo 53 del 165. Anche a me era successo qualche caso che bisogna però trattare con delicatezza di conferire un incarico a un dipendente della mia amministrazione. Ovviamente deve essere chiaro che io gli vado a conferire un qualche cosa che non può essere riconducibile ai suoi compiti e doveri d'ufficio ordinari. Già per le commissioni di concorso, sapete, dei concorsi pubblici per il reclutamento, sapete benissimo che si è sviluppato una copiosa giurisprudenza, ma è intervenuto anche il legislatore, quindi alla fine noi tutti gli interni erano in servizio. Quindi anche in quel caso lì lei deve assolutamente valutare se, cioè se, un geo se si può ritenere che rientri nei doveri d'ufficio. Quel caso lì specifico non l'ho mai trattato. Bisognerebbe vedere la norma di legge che prevede questa tipologia di incarico e capire se è riconducibile o meno. Magari non è riconducibile perché è un geometra che si trova all'ufficio patrimonio, magari quindi fai anche un altro servizio o ad un altro ufficio, potrebbe essere legittimamente autorizzato. Bisogna analizzare bene il contesto. Allora, sulle associazioni sportive dilettantistiche, su questo c'è tutta una normativa di favore, proprio specifica, di nicchia settoriale. E anche lì bisognerà, io ne ho autorizzati, e bisogna comunque anche lì valutare il carattere della saltuarietà e occasionalità e da un punto di vista retributivo, di solito non hanno dei compensi, hanno dei rimborsi spese. Io l'ho regolamentato, l'avevo regolamentato nel regolamento in maniera puntuale. Okay. Mi sembra che non ci siano altre domande, quindi magari guardiamo insieme alcuni punti. No, ce n'è un altro. Il comune intende avvalersi della collaborazione in extra time per supporto a progetti. Vorrei capire se, vista la particolare forma di collaborazione, è possibile finanziare l'incarico con fondi per assunzione dipendente. È una domanda che in questo non sono nelle condizioni, ritengo, questo webinar di poterle rispondere, perché qui c'è quest'ultima normativa tutta molto specifica che però esula dal tema dell'incompatibilità. Non riesco in questo momento a aiutarla su questo tema specifico del finanziamento. Andiamo a vedere le norme speciali di riferimento cosa dicono. Non è neanche una questione di contratto nazionale, qui sono proprio le norme specialistiche che intervengono. E so che in questo periodo parecchie norme sono state approvate proprio per cercare di dirimere queste problematiche. Allora, se non ci sono domande di carattere generico su quelle le cose che abbiamo detto fino adesso, ci sono attività non contemplate, quali concerti a pagamento, rappresentazioni che non riesco a inquadrare, non c'è un inquadramento per l'arte. Allora, guardi, io le farei rientrare, dipende
sempre dal carattere di saltuarietà e di occasionalità. E da un punto di vista retributivo, se percepiscono un compenso e questo compenso in termini di prevalenza a quanto si attesta. Nelle norme dell'ordinamento, articolo 53, la legge 662, non ci sono norme specifiche per l'ambito dell'arte, quindi lei dice, non ho trovato nessuno, devo dire che neanche io dalla mia esperienza non ho avuto casi se non adesione a delle associazioni culturali, quello sì, che a mio avviso associazioni culturali, in quel caso lì, associazioni no profit, le attività sono libere. Considerate anche che anche nel codice di comportamento sono previste alcune norme che vi volevo far vedere che hanno attinenza con il sistema delle incompatibilità. Il codice di comportamento, dico quello madre, il DPR 62 del 2013, che è stato anche recentemente ritoccato con i due commi introdotti, scusate, articoli l'11 bis e l'11 ter di particolare interesse. Ok, direi che chiudo un attimo la finestra domande. Ma quindi, essendo libere, devono essere suonare nella banda del paese. Guardi, secondo me suonare nelle bande del paese non deve essere comunicato. Cioè, mi sembra che uno che faccia parte di un'associazione culturale, tra l'altro il codice di comportamento dice che devono essere comunicati, vi volevo far vedere l'adesione ad associazioni. Qualora ci può essere un possibile conflitto di interessi con l'attività svolta, quello sì, però altrimenti no, oppure non so, anche consigli le associazioni, quelle di sostegno tipo l'ADO, non so nelle vostre città come si chiamano, no, direi. Ma quindi devono essere comunicato. Aspetti un attimo. Mi è ritornato quello delle bande del paese, secondo me non devono essere comunicate. Ok, direi che non ce ne sono altre. No, dottoressa, prego, può Scusi perché continuare. mi si sovrappongono Non, e quindi a no, è volte che man preferisco, no, mano mi che le perdoni. domande vengono, Ok. si viene risposta alle domande, noi Allora, le diciamo. interrompo questa condivisione per far vedere gli altri documenti, Deve giusto? condividere altri documenti? Sì? Ah, ok, non avevo capito, prego. Interrompo questa. Volevo farvi vedere. Ecco, poteva essere utile questo anche se non me l'avete chiesto, di solito è di grosso interesse. Comunque magari lo mando dopo alla scuola di formazione sul tema dell'imprenditore agricolo. Sì, sempre se può metterlo ampio. Ma guardi, è corto questo, quindi Ok. faccio, magari ve lo mando, visto che nessuno ha chiesto chiarimenti sul coltivatore, sulla figura dell'imprenditore agricolo, delle imprese agricole, a volte è un tema molto di interesse, quindi magari ve lo mando e lo mettete a disposizione dei singoli partecipanti. Oppure un'altra cosa interessante, arrivo. Ecco. Mi chiedevate delle associazioni. Vedete? Sì. Allora, questo è il DPR 62 del 2013, che riguarda il cosiddetto codice di comportamento. Ecco, partecipazione ad associazioni e organizzazioni. Tenete conto che la violazione delle previsioni del codice di comportamento ha rilevanza ai fini disciplinari. Quindi, sul tema delle associazioni, cosa ci dice il codice di comportamento? Che il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazione o organizzazione, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interesse possono interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati. Questo è uno degli obblighi che viene sancito dal codice di comportamento. Poi un altro articolo di rilievo è l'articolo 14, che
Questi sono gli articoli che avevo detto che sono stati introdotti da Dottoressa, poco. però le devo chiedere una cortesia Sì. perché altrimenti la connessione non va. Vedo che ha tantissime pagine web, nonché la posta aperte, quelle incidono sulla banda, quindi noi ogni tanto la perdiamo. Man mano che Ecco, fa vedere, ho gentilmente chiuso la dovrebbe posta. chiudere. Sì, e le altre pagine web che non servono. Arrivo, Ok. Perdoni. Posso chiudere anche le slide allora, aspetti. Le slide tanto girano su PowerPoint, è un programma che non gira sul web, quindi dovrebbe Ok. chiudere proprio tutto quello che prende banda, quindi posta elettronica, pagine La che non posta l'ho servono, chiusa adesso, la la home posta l'ho... di Eiffel può chiuderla, insomma tutte le cose che non servono. Arrivo. Volevo farvi vedere questo. Adesso tiene un po' meglio, vedete ancora cose? No, no, prego, vada. Grazie. Adesso ci siamo? Ok. Ecco, l'altro articolo che nel codice di comportamento, a mio avviso, deve essere attenzionato è questo dell'articolo 14, contratti ed altri atti negoziali. E qui detta delle casistiche particolari che appunto devono essere osservate dai dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni. Quindi nella conclusione di accordi o negozi, nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazioni di terzi, ne corrisponde o promette ad alcuna utilità a titolo di intermediazione, né cerca di facilitare ovviamente la conclusione del contratto. Comma 2. Il dipendente non conclude per conto dell'amministrazione contratto di appalto, fornitura o servizio assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente. Quindi, ad esempio, io ho ricevuto un incarico da una certa impresa, è chiaro che poi dopo, nella mia veste di dipendente pubblico, non posso concludere un contratto per conto dell'amministrazione. Comma 3. Il dipendente che conclude accordi o negozi, ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione delle specifiche previste dal codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso nel biennio precedente contratti, ne deve informare per iscritto il dirigente dell'ufficio, perché si vengono a creare proprio delle situazioni di incompatibilità che generano responsabilità disciplinare. Questo per quanto riguarda il codice di comportamento. Poi, questo lo chiudiamo, quindi vi volevo far vedere un altro articolo che è significativo. Se lo trovo. Un attimo, scusatemi. Eccolo qua. Eccolo qua, scusatemi, ci sono arrivata. Allora, questa è la legge 662 del 96 e in particolare andiamo a leggere il comma 61 sul tema delle responsabilità. Siamo quasi. Ecco, le violazioni dei divieti, cioè l'esercizio di attività extraistituzionali incompatibili o comunque che possano aver determinato un conflitto di interesse anche solo potenziale o che non abbiano seguito l'iter autorizzatorio,
oppure comunicazioni risultate non veritiere, oppure il caso in cui sono in un regime di part-time inferiore al 50%, esercito un'attività professionale, ma non comunico che ho cambiato o non comunico l'attività. Costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali, cioè i nostri, e costituiscono causa di decadenza dell'impiego per il restante personale. Sempre che le prestazioni per le attività di lavoro subordinato autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego dell'amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziali senza scopo di lucro. Ecco, qui io ci leggo l'eccezione al fatto che mentre il decreto legislativo 165, l'articolo 53, mi pare che sia il comma 12, dice comunque che le amministrazioni devono dichiarare all'anagrafe delle prestazioni gli incarichi conferiti autorizzati anche se gratuiti. Quindi lì si desume che se anche l'incarico che è soggetto autorizzazione non comporta un compenso ma è gratuito, deve seguire l'iter autorizzatorio. Da questo articolo, da questo comma, direi che sono esonerati le attività gratuite, vedete, sempre che le prestazioni svolte al di fuori riguardino associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziali senza scopo di lucro. Quindi io direi che queste sono completamente esonerate dall'iter autorizzatorio dell'anagrafe delle prestazioni. E comunque vi consiglio di regolamentare in maniera puntuale la disciplina all'interno di questa cornice legale. Per ultimo, voi adesso vedete l'articolo 53? Giusto? Mi date un riscontro se vedete la norma giusta? Scusatemi. Scusi, mi diceva? Vedete l'articolo 53? Quello che sta condividendo, sì. Ok, perfetto, perfetto. Allora, la norma madre che abbiamo commentato fino adesso è appunto l'articolo 53. Allora, comma 2, il riassunto dei punti più salienti che dovete tenere conto nel regolamentare o nell'ottemperare questa disposizione. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio che non siano espressamente previsti dalla legge o che non siano espressamente autorizzati. Comma 5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, ciò che è il caso che diceva la collega, siamo noi che conferiamo l'incarico al nostro collega, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengono da amministrazioni pubbliche diverse o da società o da persone fisiche o comunque da privati, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi. Chi sono gli organi competenti? Voi li dovete identificare all'interno delle vostre organizzazioni nel regolamento. Chiaramente non saranno gli organi politici. Cioè l'autorizzazione, una volta che il regolamento viene approvato, tra l'altro per quanto mi riguarda era un allegato del regolamento di organizzazione, quindi di competenza della giunta, nel rispetto dei principi, dei criteri stabiliti dal Consiglio all'origine, però quindi regolamento approvato dall'organo di vertice, dalla giunta. E chi sarà il soggetto a concedere l'autorizzazione? Il dirigente o la struttura deputata alla gestione delle risorse umane, non di certo un organo politico. Quindi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, cioè nel regolamento, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere i casi di incompatibilità. Questo vuol dire che nel definire i casi di incompatibilità li dovrete declinare in relazione alle attività che il dipendente svolge, quindi vanno contestualizzate.
E queste casistiche devono essere tali da escludere che cosa? Casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, al fine di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziali. Su questo sapete che la magistratura, anche contabile, sul conflitto anche solo potenziale è molto severa, e che possono pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. Questo è l'altro principio. I commi 6 e seguenti vanno a disciplinare l'iter procedurale che prima vi ho descritto in maniera più sommaria. Il comma 6 è anche quello che dice che sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati regolamentari e amministrativi adottati dall'amministrazione di appartenenza del dipendente che vuole esercitare l'incarico extra ufficio in contrasto con il presente comma. Quindi nullità, sapete che è una cosa gravissima, travolge tutto, fin dall'inizio. Quindi fare attenzione nell'adozione, nella redazione e adozione di questo regolamento, perché le conseguenze di una clausola nulla sono veramente dirompenti. Poi cosa viene ribadito? Gli incarichi retribuiti sono tutti gli incarichi anche occasionali, non compresi nei doveri e nei compiti d'ufficio, che è la condizione principe, per i quali è previsto sotto qualsiasi forma un compenso. Fino a qua si sembrerebbe che la norma quindi si riferisca soltanto agli incarichi retribuiti, però dopo troviamo il concetto di gratuità espresso sotto. Siamo nel comma 6, dove ci sono esplicitate le casistiche di esclusione al regime autorizzatorio e sono blindate le casistiche. Quindi questo è un elenco esaustivo e puntuale. Vedete, collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie simili. Quindi la risposta a quella domanda del collega: collaborare con una rivista, pubblicare articoli. Utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno, la partecipazione a convegni e seminari, sono le casistiche che sono riportate nella slide puntualmente. Poi il legislatore, vedete in quello tra parentesi della norma, dice esclusi i compensi e le prestazioni, perché potreste anche non percepire un compenso. La lettera F bis è quella relativa alle attività di formazione, nonché di docenza e di licenza scientifica, che è stata ampliata. Nel comma 7 viene precisato sempre l'iter procedimentalità, che procedimentalizza questo istituto. Dipendenti non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati. Cosa deve fare l'amministrazione di appartenenza al momento che riceve la richiesta, o da parte del dipendente o dal soggetto che vuole conferire l'incarico? Cioè deve valutare innanzitutto se c'è un potenziale conflitto di interessi. Qui viene esplicitato che in caso di inosservanza del divieto, salvo le più gravi sanzioni, e fermo restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato a cura dell'erogante o cura del dipendente all'amministrazione, vedete, destinato al fondo di produttività che vi ho detto prima, fondo di produttività da intendersi oggi il fondo delle risorse decentrate. Infatti c'è un canale di costituzione, quindi a favore poi c'è anche proprio un vincolo di destinazione a quello che oggi viene chiamata performance individuale ed organizzativa, la ex produttività. Il 7 bis, l'omissione del versamento di tale compenso costituisce ipotesi di responsabilità erariale, quindi la giurisdizione della Corte dei Conti. Nel senso, cosa succede? Che se il vostro ente, voi siete un dipendente, avete esercitato un incarico, un'attività senza la previa autorizzazione, anche in buona fede, non importa. L'ente, questa cosa emerge, o a seguito di segnalazione o di controllo, il servizio ispettivo emerge, siete obbligati a versare il corrispettivo all'ente, oppure chi ve lo deve erogare lo deve versare all'ente. Se non avviene, il vostro ente deve comunque comunicare
attivare la giurisdizione della Corte dei Conti, perché è responsabilità erariale a tutti gli effetti. Perché a sua volta l'ente, se non lo fa, è responsabile direttamente, perché nel comma 8 lo dice esplicitamente che anche chi amministrazione non ottempera queste disposizioni incorre in queste sanzioni molto gravi. Vedete, dice nel comma 8, salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi senza la previa autorizzazione costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento. Il relativo provvedimento è nullo di diritto. Quindi anche qui la destinazione dell'introito al fondo destinato alla performance. Nel comma 9 invece è dedicato ai soggetti conferenti l'incarico, che sono gli enti pubblici economici e i soggetti privati che non possono conferire incarichi retribuiti senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza. Nel comma 10 viene esplicitato i tempi per il rilascio dell'autorizzazione o come opera il silenzio assenso o silenzio rifiuto. Viene anche disciplinato la casistica che prima non ho citato del dipendente in comando. Chi è che deve? Io sono un dipendente comandata in un'altra amministrazione che sono. Per esercitare un incarico extra ufficio, ci deve essere l'assenso di entrambe le amministrazioni e qui viene detto esplicitamente, con la precisazione cosa? Che il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso il quale il dipendente presta servizio non si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta. Fermo restando che opera sempre il meccanismo del silenzio assenso se chi richiede le prestazioni del dipendente è un'altra amministrazione pubblica. Altra norma che la struttura deputata a seguire l'aspetto procedurale deve rispettare, che entro 15 giorni dalla erogazione del compenso per gli incarichi, i soggetti pubblici e privati comunicano all'amministrazione l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici. Dopodiché, il comma 12, chi riceve queste informazioni, quindi la struttura che autorizza, la struttura che raccoglie l'informazione che è stato erogato il compenso, deve, attraverso l'anagrafe delle prestazioni, ottemperare alle previsioni dell'articolo 12 seguenti. E qui che vedete nel comma 12 all'inizio compare le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi anche a titolo gratuito, ecco qui che compare il fatto che anche l'incarico a titolo gratuito quindi va comunicato per via telematica. E sembrava, no, che inizialmente la norma si riferisse solo agli incarichi retribuiti, in realtà si parla anche degli incarichi a titolo gratuito. E non a caso il legislatore all'inizio del comma 6 non parla solo di compensi, ma anche di prestazioni, quindi si cerca di allargare l'ambito di applicazione. Comma 13, le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica in via telematica l'applicativo per la PA per ciascun dipendente dei propri dipendenti, distintamente per ogni carico conferito, i compensi da essi erogati o della cui erogazione abbiano avuto notizia ai sensi del comma 11. E poi qui a seguito c'è il riferimento anche ai controlli che può fare il Dipartimento della Funzione Pubblica con l'Ispettorato della Funzione Pubblica. Tutti gli obblighi di pubblicazione dei compensi. Poi, comma 15, la sanzione anche a carico delle amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14, qual è? Non possono conferire nuovi incarichi fino a quanto non adempiono. Quindi vedete una disciplina molto, molto severa, molto procedimentalizzata, all'interno del quale voi vi dovete contestualizzare.
Bene, ci sono ulteriori domande? Guardi, Vediamo. dottoressa, non, ci sono delle altre domande? Credo, lei Riguardo. non ricordo sinceramente a che domanda fosse arrivata, rispondere. Vediamo, Forse un dipendente a tempo pieno può essere titolare di azienda Sì. agricola? Allora, su questo tema molto specifico, il divieto esplicito di quella pronuncia che vi ho citato prima è che magari dopo ve la mando, è interessante leggerla perché lì è proprio una normativa specifica di nicchia, no? Sulle imprese agricole, che c'è sempre stato un favore del legislatore e poi è intervenuta questa Cassazione. Su proprio i criteri di saltuarietà, di occasionalità, di non professionalità e di redditi. Quindi che la invito a. Ci sono dei distinguo per rispondere alla sua domanda. Come casistica, le chiedo ancora se ritenga l'attività di bed and breakfast autorizzabile o incompatibile. Eravamo soliti autorizzarla qualora svolta occasionalmente. Una recente sentenza del Consiglio di Stato, tuttavia, ha evidenziato che comporta per definizione uno scopo di lucro e pertanto sostanzia un'incompatibilità senza necessità di approfondire se svolta professionalmente o meno. Ecco, guardi, purtroppo tutta questa materia, le norme che vi ho letto oggi sono quelle che disciplinano da un punto di vista normativo e danno un quadro regolatorio, però per tutte le singole casistiche, tipo l'impresa agricola, non essendoci norme di legge specifiche, se non dei quadri, si sono innestate molte pronunce sia della Cassazione che degli altri organi giurisdizionali. Quindi a fronte di un caso come questo che lei mi dice, come la vede, bisognerà adeguarsi alla previsione del Consiglio di Stato. Pure a me verrebbe dire che se io avessi avuto un dipendente che mi dichiarava di avere una gestione di un B&B familiare, avrei dovuto valutare l'aspetto di saltuarietà, occasionalità e da un punto di vista reddituale, se era prevalente o non prevalente. Quindi, se però il Consiglio di Stato vi dice così, è vero che non è una Cassazione, quindi non saprei neanche io cosa consigliarvi. Io mi sarei comportata come voi. Bisognerebbe leggere questa pronuncia nel dettaglio. Oppure voi regolamentate sulla base di quanto è emerso da questa pronuncia del Consiglio di Stato. Già per l'imprenditore agricolo molti hanno modificato i regolamenti sulla base di quella Cassazione che vi ho segnalato comunque anche nelle slide. Un ultimo quesito. I direttori di gara che percepiscono un rimborso forfettario secondo la recente riforma sono soggetti a autorizzazione o sufficiente comunicazione? Noi abbiamo sinora inteso che sono volontari, che possono percepire solo rimborsi documentati, comunicano i direttori quando. Guardi, io sulle attività sportive li autorizzavo, magari anche, non so, gli arbitri sportivi le autorizzavamo, quindi non come semplice comunicazione. Però anche qui non è che c'è un decalogo, purtroppo, non c'è un decalogo puntuale. Vediamo se abbiamo saltato qualche domanda. Direi che non vedo altre domande, giusto? Il Sì, lavoro alle domande ha sportivo. risposto. Ok, No, allora non guardi. ci sono, non ci sono. Il lavoro sportivo è oggetto di una recente normativa entrata in vigore nel luglio 2023. Bene, perfetto, mi scuso io che non sono aggiornatissima, però so che ci sono delle normative di nicchia perché ho sempre visto delle norme di favore per le società dilettantistiche, quindi non le società professionali. Quello sì, tant'è che io ho sempre autorizzato dei colleghi senza doverli obbligare a prendere un part-time. Ok. Mi dica lei, dottoressa, se vuole approfondire altro, mi dica lei. Stavo pensando.
Rispetto alle domande della scorsa volta, scusi che le sto scorrendo, se c'era qualcosa che magari si poteva approfittare. Allora, forse c'è anche qualcuno che era presente la volta scorsa, dai nomi. Non sono sicura, però può darsi che ci sia qualcuno. Però anche la scorsa volta era emerso il tema dell'articolo 1,557 della legge 311, quindi direi che su questo l'abbiamo chiarito, perché è un istituto che è sempre più diffuso e anche il legislatore lo sta promuovendo. Sul fatto se, ad esempio, ecco, le attività di volontariato non retribuite, autorizzate o comunicate del terzo settore, guardi, secondo me vanno solo comunicate alla luce dell'articolo 61, del comma 61 dell'articolo 1 della legge 662 che abbiamo letto prima. Poi, altre cose particolari, ecco, c'era stato molto interesse sull'imprenditore agricolo, però io l'unico apporto in più, rinvio a quella pronuncia della Cassazione. Aspetti, arrivo, vedo un'altra domanda. Per molti incarichi autorizzati, dichiarati all'anagrafe delle prestazioni, non vengono comunicati i compensi ricevuti entro i 15 giorni, rimane l'ammontare presunto. L'ente che è autorizzato si deve attivare in qualche misura? Allora, l'onere sarebbe, lo so, succede, anche a noi era successo. L'onere di comunicare dovrebbe essere del soggetto conferente, tant'è che nella modulistica che noi avevamo predisposto, che davamo al dipendente l'autorizzazione, davamo anche già il modulo, questo può essere un'idea, al dipendente da dare al soggetto conferente l'incarico, in modo tale che si ricordasse di dirci il compenso erogato. Sul fatto di essere proattivi, anche se l'onere è a carico del soggetto conferente, io lo sarei, proprio perché mi pare che adesso, guardi, non ho mai operato come dirigente direttamente sull'anagrafe delle prestazioni. Però mi pare che finché non viene comunicato, rimane l'importo presunto, ma come se fosse aperto, e quindi io mi attiverei, almeno dicendolo al dipendente, se non siete un'amministrazione troppo grande. Abbiamo un problema circa gli incaricati di vendita di prodotti commerciali tipo pentole o aspirapolveri, in quanto non sono stati autorizzati, in quanto paragonati al lavoratore autonomo, corretto? Guardi, su questo mi sentirei di dire valutate sempre, regolamentatelo, valutate il concetto di occasionalità, saltuarietà e l'importo. E poi magari nell'ambito dei controlli del servizio ispettivo fate dichiarare che una volta il campione per me erano tutti i dipendenti, ad esempio sulle attività sportive. Avevo fatto dichiarare a tutti se avevano in essere delle tipologie di rapporti con società dilettantistiche. Potreste anche approfittarne e decidere che un ambito da esplorare possa essere questo, regolamentandolo prima. Quanto potranno guadagnare dalla vendita di questi prodotti? Adesso non ho idea. Le nomine interne vanno comunicate? No. Allora, la nomina di RLS no, a mio avviso no. No. Le nomine interne, anche a parte che non sono retribuite, sono compiti se non quasi istituzionali, e quindi le direi di no. Se posso, ad oggi tutte le ditte tipo Tupperware segnalano per prima che l'attività di consulente rientra nel commercio e inseriscono nelle clausole, dipendente non può essere, quindi non può, perché è un'attività commerciale. Quindi la risposta è questa: non può proprio essere autorizzato. Mi verrebbe da dire che se viene intesa proprio come attività commerciale in senso stretto del termine, come sta dicendo questa collega, è vietato dal principio, dalle norme che abbiamo letto all'inizio. Giusto? Ma io, ad esempio, avevo uno che vendeva il miele di famiglia. Era un po' imbarazzante, però lì non era proprio, aveva delle api e faceva il miele e vendeva ai dipendenti in maniera non professionale. Però sì, se è attività commerciale a tutti gli effetti, inquadrata come tale, non può essere autorizzata in regime ovviamente a tempo pieno o
o part-time non superiore, scusate, in part-time superiore al 50%. Stavo guardando se c'erano qualche altra domanda della scorsa volta utili. Sì, prego. Direi che i punti anche delle domande della volta scorsa sono stati trattati. Rimaniamo aperti a ricevere ovviamente altre richieste.